Invece eleggerà la poesia appunto di Anna Argentino perché è stata selezionata per il concorso. Vieni pure, Giovanni. Non sapevo che ce l'avevi. Un po' spartana, ma ce l'abbiamo. Un giorno qualunque, una mattina di un giorno qualunque, ti alzi e senti l'inverno dentro di te. Brividi ti percuotono e come un tuono ti squarciano il corpo. Vorresti d'istinto fuggire, fare in un lampo un bagaglio di cose vissute per non prendere più nessun abbaglio. Andare al di là del mondo, dove l'estraneo è di casa, e costruirsi un luogo per vivere solo l'estate. Qui dove la natura non muta con una stagione e non la si vive come una prigione. Viverci senza nessuna costrizione e imposizione e la libera scelta non è solo una rara opzione. Guarda che è una cosa che volevo sottolineare, che poi mi serve di raccordo per raccontarvi poi la mostra. Dove l'estraneo è di casa. Il titolo del concorso è L'esotico non è mai casa mia, no? E quindi questa idea che l'esotico, diciamo l'esterno, sia sempre qualcosa di non conosciuto, di ignoto, e invece la casa è un rifugio. E invece in questo caso, in questa poesia, che è molto legata anche al dolore, no? E quindi anche a un viaggio, per così dire, più intimo, più di riflessione, si parla proprio dove l'estraneo è di casa. E quindi era interessante, insomma, averla selezionata perché dava anche un altro punto di vista su questa tematica.